Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il parafarmaco Beabucato. A cosa serve? Beabucato ha un parafarmaco appartenente alla categoria degli articoli igienici vari. È commercializzato in Italia dall'azienda Ulca SRL. Informazioni commerciali. Titolare: Ulca SRL. Concessionario: Ulca SRL. Categoria di appartenenza: articoli igienici vari. Confezioni: Beabucato sapone naturale bucato 500 g. Indicazioni: sapone neutro in polvere indicato per bucato a mano in lavatrice, nei casi di irritazioni o arrossamenti della pelle, nei soggetti con allergie o intolleranze cutanee, per chiunque desideri un lavaggio naturale privo di tensioattivi sintetici, ai profumi, di conservanti e additivi. Descrizione e caratteristiche. Beabucato ha un detersivo naturale ottenuto impiegando esclusivamente materie prime di origine vegetale. Olio di palma e di palmisto di prima qualità e di primo impiego, non riciclati. Beabucato contiene olio Bea, vitamina E pura, che dona morbidezza e protezione. Non contiene grassi animali, NA copyright profumo, NA copyright detergenti sintetici, NA copyright oli essenziali, NA copyright additivi, né conservanti. Ipoallergenico, formulato per minimizzare i rischi di allergia. 100% naturale, 100% biodegradabile. AG 80%, acidi grassi. Componenti e ingredienti: sapone vegetale, vitamina E. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato.